Jack, se ci sei batti un colpo. E allora eccoci, torniamo a Facebook da Nicola. Ciao grande ispiratore, a me piace molto il nuovo format della trasmissione, con più vino per tutti. Ma adoravo l'appuntamento mensile con Fabio Treves e il blues. Perché non provate ad invitarlo ancora una volta? Mi fareste un grandissimo piacere. E so che fa anche a te piacere parlare di blues con lui. Sicuramente, Fabio, grandissimo. L'avevo invitato qui in trasmissione un paio di mesi fa, che doveva, non lo so. Sicuramente verrà prima o poi, dipende da lui comunque, ragazzi. Lo aspettiamo a braccio aperto. Grande Fabione. Ci scrive Luigi, ave onnipotente Pino, ma nell'Italia di oggi gruppi emergenti come ottengono contratti discografici e con quali etichette? E come ottengono? Ci sono queste major, la Sony, la EMI, la Universal, non so più neanche se esistono e sinceramente non me ne fotte un cazzo. Questi ragazzi portano dei provini e loro li mettono sotto contratto. Poi ci sono le etichette indipendenti, quelle che veramente ci fanno un culo così, perché non prendono lo stipendio da mamma americana o inglese. Cioè, se non guadagni, se non lavori non guadagni. Però ragazzi, è un disastro, perché non si vende più niente proprio. La gente scarica, scarica, scarica.